Un cordiale saluto a tutti gli amici della Starfishing TV. Questa mattina abbiamo il piacere di pescare assieme all'azienda Carson e sono qui con me due testimonial. Alla mia sinistra Giorgio Cattai, ciao. Mentre alla mia destra Andrea Fiore, ciao. Con Giorgio ed Andrea andremo a pesca qui in una fantastica riserva in Trentino. Tenteremo di insidiare la trota marmorata, indiscussa regina delle acque del Trentino. Vi mostreremo la tecnica di pesca, le esche da utilizzare in questo tratto di torrente e poi avremo un focus sulle attrezzature sponsorizzate da Carson. Direi quindi che per la nostra introduzione è tutto, adesso andiamo a pesca tutti con Carson. Bene Giorgio, prima un barbo, sì. Adesso una trota, credo che sia il caso di raccontare ai nostri telespettatori come stai pescando, con quali attrezzature e qual è la strategia. A te. Bene, allora sto pescando con una canna, un 7 piedi, 2,10 m, con un'azione 7,28 che è ideale per queste acque. E il filo è un 0,22 perché appunto siamo in presenza anche di marmorate di grossa taglia. L'ho pescata con uno Strike Pro artificiali della Carson, colore trotafario, chiaramente con monoamo senza ardiglione. La canna è un'azione fast, morbida, però è un'azione di punta, è una canna veloce. Niente, abbiamo provato con rotanti, però non abbiamo avuto successo, con l'artificiale una trota è venuta fuori. Consiglieresti volentieri queste attrezzature magari a coloro che... Anche al mulinello, sto pescando con mulinello della Teben, che è distribuito dalla Casso, un 10 cuscinetti a sfera, con archetto suddimensionato, nottolino in titanio, una buona attrezzatura, giusta per queste acque qua. Direi che però la marmorata forse oggi è un po' difficile trovarla perché ci sono barbi in frega, cavedani e poi il caldo, fa molto caldo. Fa molto caldo, abbiamo iniziato la pesca purtroppo nelle ore sbagliatissime per la marmorata, te mi insegni che viene fuori la mattina prestissimo, alla sera, comunque ci proviamo. Dai. Sono le esigenze effettive per le riprese che non ci consentono di fare i filmati alle prime ore del mattino oppure verso la sera. Tuttavia credo che ci stiamo divertendo e tenteremo di catturare qualche altro bel pesce. Proviamo, dai. Okay. Ok, ancora con Carson. We'll be right back.
Siamo venuti qua subito perché il posto si chiama Big Fish, quindi l'obiettivo era prendere questi tipi appunto di il Big Fish. Il Big Fish, come l'ho preso? L'ho preso con una canna della Carson, in questo caso sapendo che ci sono dei pesci di grossa taglia, è una canna 2,40 con un'azione 30-80, quindi veramente molto pesante. Quindi una canna proprio per il pesce grosso da contrastare. Esattamente, e in questa situazione di pesca l'acqua era abbastanza profonda, quindi sono andato giù con un rotante abbastanza pesante e lasciato andare leggermente sul fondo e poi recuperato appena era in corrente. Appena uscito dalla corrente la trota ci ha dato. Beh, ne approfitto allora per farti i complimenti, davvero un pesce di grandi dimensioni, ma soprattutto grazie all'attrezzatura specifica della Carson. Giorgio, un'altra cattura, un ibrido. Adesso devi raccontarci come l'hai pescato. Niente, l'ho pescata con un cucchiaino, un rotante dell'Eron, chiaramente piombato perché qua in corrente le trote sono giù basse, sono attaccate al fondo. L'ho presa con rotante, colorazione dorata, preferisco colorazione un po' scure con l'acqua chiara. È venuto fuori sto piccolo ibrido di marmorato. E canna e mulinello come si stanno comportando? Sei soddisfatto? Si stanno comportando benissimo, la canna va bene, il mulinello anche, sì, mi trovo veramente bene. Ottimo, ne siamo contenti. E a questo punto non ci resta altro che continuare e magari cercare di stanare un pesce ancora più grosso. Sempre con Carson. Piacevole compagnia di Giuseppe Urbani, membro della sorveglianza ittica della APDT di Trento, un'associazione che quest'oggi ci ha permesso di pescare qui sull'Avisio tratto Big Fish e ringraziamo particolarmente per la sua ospitalità. Adesso è tempo di un'intervista perché vorrei chiedere al nostro Giuseppe un po' un parere, magari raccontarci questa zona del Trentino che offre davvero tanto ai pescasportivi. Sì, questa è una zona che abbiamo fortemente voluto noi della PDT, tra l'altro sono anche consiglieri della PDT, l'abbiamo voluta dedicare a una pesca particolare, al Big Fish. In che senso? È una zona dove si pesca pesci a volte anche d'Italia, perché abbiamo la fortuna di avere l'Adige a meno di un chilometro. Tra l'Adige e questa zona c'è un biotopo e quindi una zona super vietata, e questa posizione è incantevole per il fatto che molto pesce rientra e quindi anche le famose marmorate hanno possibilità di trovare il loro habitat preferito, e quindi l'abbiamo dedicata a una via di mezzo tra un no kill e una pesca per divertirsi. Una fine giornata può portare via un pesce. Un pesce, sì, un pesce se non sbaglio superiore ai 50 cm. Esattamente, e che non sia marmorata chiaramente, solamente se è fario, i ridei non ce ne dovrebbero essere, non ci sono. E quindi la marmorata la tuteliamo anche in questa zona, viene catturata e immediatamente rilasciata. Bene, direi che è tutto, allora massima soddisfazione da queste acque qui sull'Avisio, ma soprattutto gran divertimento. Adesso dobbiamo scappare, c'è un altro pesce in canna.
pescato anch'io con un artificiale Carlson. Questi Strike Pro sono davvero ottimi, fenomenali. Infatti, primo lancio, mantrosa. Una trota davvero fantastica, una fotografia eccellente e colgo l'occasione a questo punto per chiedere a Giorgio un parere. Direi che questi artificiali Carlson sono eccellenti. Guarda, anche oggi lo snodato qua della Carlson ha dato i suoi frutti. Un artificiale che funziona molto bene, viene creduto dalle trote anche di grossa taglia e ha pagato, hai visto che bella trota è uscito. E come l'hai pescata? Poco prima ne avevo sbagliato un'altra. Ah certo, raccontaci, sì. Come l'hai pescata? Niente, siccome sono abbastanza apatiche, con delle gercatine da fermo, questo chiaramente è un sink, è un artificiale affondante, va gercato sul fondo e ha fatto una bella cattura. Canna, mulinello, come si stanno comportando? Si sono comportati benissimo, anche se la canetta è, come vedi, di fusto fine, tiene bene il pesce di taglio. Certo, queste catture lo testimoniano. Sì, 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 bene. E invece, Andrea, direi, abbiamo pescato cavedani, trote, barbi, queste attrezzature della Carlson pescano tutto, sono polivalenti. Artificiali micidiali su tutti i pesci oggi, peccato che fossero un po' apatiche, altrimenti ne avremmo visti di più e forse anche qualche specie in più. Comunque, voglio dire, ci sono 30 gradi, siamo ormai in estate, non possiamo pretendere più tanto, però mancava la tua famosa marmorata, ma La marmorata è mancata, però dai, abbiamo pescato pesci solitamente che non sono abituali, insomma, per lo spinning. Anche un barbo è davvero una cattura molto bella. Nonostante l'ora e il caldo, comunque siamo lentamente, giocando sugli artificiali sul fondo, siamo riusciti comunque a far uscire qualche pesce. Bene, direi allora che con Carlson è tutto, prodotti davvero di ottima qualità, i risultati li avete visti attraverso questo video di pesca. Che dire, arrivederci alla prossima puntata sempre con Carlson.